Oggi ti voglio presentare quello che ritengo essere un grandissimo superpotere per impiegati, founder, persone che stanno lanciando dei progetti secondari. E questo superpotere sono i freelancer, persone che sono altamente specializzate in un determinato tipo di task, dove magari voi siete deboli, e che possono aiutarvi a creare nuove cose, a fare cose nuove, mantenendo una struttura dei costi estremamente flessibile, ma anche essendo in grado di aumentare velocemente il carico di lavoro se necessario. Quindi vi parlo di questo approccio, di come lo uso io e soprattutto vi do alcuni consigli su magari decidere come, cosa, quando esternalizzare, quando invece è il caso di portare dei task in-house e vi do anche alcuni esempi di come io personalmente utilizzo questi servizi. Vi farò vedere anche dei risultati concreti di gig che ho commissionato a determinati freelancer, che risultato è venuto fuori. E sono particolarmente contento di fare questo video in collaborazione con Fiverr, che è sicuramente una delle piattaforme che viene in mente quando si parla di lavorare con freelancer in ambito professionale soprattutto. E tutte le gig, tutti i risultati, tutti i lavori che vedrete all'interno di questo video sono ottenuti tramite freelancer di Fiverr, che assolutamente non avevano idea che io stessi registrando un video, quindi è il risultato che potete aspettarvi da persone normali che appunto scrivono a dei freelancer e vogliono ottenere un determinato risultato. Ma partiamo dal principio, perché ritengo che questo sia un superpotere per tantissimi dipendenti o founder e vi do alcuni esempi. Quello più tipico che mi viene in mente è legato alla componente di branding, in particolare il logo. Mi è capitato tantissime volte di sentire dei founder che magari stavano ancora testando la loro idea o non avevano ancora iniziato a testare la loro idea e già perdevano giorni del loro tempo a lavorare sul logo. Questa cosa ha senso solamente in due casi. Uno, se il logo, il look and feel del vostro brand è parte integrante anche dei risultati che potete ricevere durante questo periodo di valutazione, oppure se siete dei professionisti del settore, se siete graphic designer, brand designer o quel che sia. In questo caso, ok, ha senso, ma in caso di persone come me, che hanno veramente un background molto limitato in ambito grafico e che ancora devono testare idee e concetti, beh, allora le opzioni sono due. Il primo è quello di spendere massimo mezz'ora per farvi logo per conto vostro, oppure quello di contattare un professionista su una piattaforma tipo Fiverr o professionisti che conoscete già da esperienze lavorative passate, magari, e far fare il lavoro a loro. Chiaramente il vantaggio di Fiverr rispetto al network che possiamo avere noi è che il prezzo di una creazione dei logo è tipicamente più basso rispetto a quello che ci possiamo aspettare da invece una persona appunto che abbiamo conosciuto in ambito lavorativo. Dall'altro lato abbiamo già invece più certezze sulla persona che conosciamo, che fa parte del nostro network, sappiamo che tipo di lavoro ci potrà offrire, magari c'è anche un tipo di relazione diversa. Quindi sta a voi capire anche quanto volete cominciare ad investire. Io di solito vado per l'opzione 1 o 2, cioè non contatto un designer professionista che mi chiederà centinaia, migliaia di euro per lo sviluppo di un logo fatto bene quando sto iniziando un progetto, ma preferisco. Come nel caso di Rapido, che è un acceleratore open source, diciamo un test che ho fatto per mostrarvi come costruire una piattaforma. E sono andato su Canva e ho fatto un logo io in 15-20 minuti, e magari vedete qui a schermo il risultato, non è assolutamente nulla di che, però era un qualcosa semplicemente per mandare il prodotto online. E tra l'altro vedete novità su Rapido, cioè l'ho portato come progetto per farvi vedere come costruire una piattaforma su software, cosa si può fare e portare un po' di building in public, che è qualcosa che forse manca un po' su YouTube Italia, ma ci saranno novità, verrà sviluppato. Per un altro progetto invece, Done Smarter, un canale YouTube che vi consiglio di andare a vedere, a cui iscrivervi, perché secondo me è interessante per il 90% delle persone che mi seguono su questo canale. Parleremo lì di automazione, no code, produttività. In quest'altro lato, ok? Non la produttività di cui si parla molto spesso su YouTube, ma quella parte che viene un po' più ignorata. Bene, per questo canale ho deciso di rivolgermi a un professionista su Fiverr anche in vista di questo video. Quindi ho contattato ArtTreasure01, il professionista che vedete qui a schermo. Ho dato le mie indicazioni su quello che mi aspettavo dal logo e qual è stata la differenza tra questi due approcci. Beh, sicuramente il primo è che non ho dovuto spendere tempo nella creazione del logo io stesso. E credo che il risultato di questo secondo logo sia migliore, appunto perché io non sono un esperto di design. Beh, chiaramente poi ci sono anche analisi soggettive. Si vede che in tutti e due i casi non c'è stato il lavoro di un'agenzia di marketing che ha speso settimane a lavorare sul design, sul concept. Magari questo logo sarebbe anche uscito meglio se
io avessi dato un concept più interessante, però è esattamente centrato su quello che volevo e quello che ho richiesto. Cioè io volevo un logo molto semplice che avesse come protagoniste le iniziali del canale, che potesse funzionare anche quando visto in piccolo come logo dello schermo di YouTube, che avesse una presenza abbastanza professionale, ok? E quindi che non fosse troppo giocoso, troppo arzigogolato, troppo strano. E mi ha aiutato anche tantissimo avere varie versioni offerte da questo freelancer tra cui poter scegliere, no? Quindi lui mi dava magari tre versioni abbastanza diverse tra di loro e io potevo dire, ok, guarda, questa è quella che mi piace di più, però mi piace anche il font di questa seconda opzione, allora mettile insieme e comincia a lavorarci un po'. E anche al giorno d'oggi, non solo io ho avuto 3-4 revisioni diverse dello stesso progetto, anche se non sbaglio l'offerta iniziale erano solo 3 revisioni, però fino adesso lui non si è lamentato ogni volta che io ho chiesto dei cambiamenti, quindi vediamo fino a quando continuerà. Ma io ho tutti i file pronti a essere editati da me o da qualche altro grafico che posso scaricare in qualsiasi momento, quindi i file di Adobe Illustrator, ma poi ho anche tutte le varianti diverse che lui mi ha mandato. Quindi magari ad oggi mi piace più il logo numero 7 che lui ha creato, ma domani mi accorgerò che il logo numero 6 è più interessante, quindi comincerò a usare quello invece. Questo sicuramente è un grandissimo vantaggio, perché avessi fatto il logo per conto mio, creare tutte queste versioni e fare tutti questi test mi avrebbe preso tantissimo tempo. Invece ho preferito spendere 45 euro per avere più revisioni, per avere i file originali e avere una scelta molto più ampia. Avrei potuto anche spenderne 10 e avere meno revisioni, avere non i file modificabili, però ecco, ho preferito spendere un pochettino di più per avere tutti questi vantaggi. Un altro aspetto dove ho visto molti founders, molti marketers, molte persone anche in sales bloccarsi è quella delle generazioni di lead fredde, tra virgolette. Cioè io voglio contattare i sales manager di aziende con più di 2000 impiegati, devo prendere tutte le loro email. Queste sono cose che anche per conto vostro non è troppo difficile fare, ok? Io stesso ho fatto e farò video in cui vi mostrerò come farlo utilizzando software tipo Phantom Buster, cioè, ce ne sono veramente centinaia. Però che succede? A volte i founder non hanno esperienza nel fare questo tipo di attività, oppure hanno un budget estremamente limitato e non devono trovare 10.000 lead, gliene bastano 100. Bene, in questo caso la cosa più facile da fare in realtà è andare su una piattaforma come Fiverr e trovare delle persone specializzate nella generazione di lead. Bisogna chiaramente cercare bene, ok? Io vi consiglio sempre di andare dalle persone che hanno più recensioni, le recensioni più alte, idealmente anche recensioni scritte da persone, vedete che sono recensioni appunto valide e specifiche su quello che vi serve. E poi dare delle indicazioni precise. Mi servono per le persone con questo ruolo, che lavorano per questo tipo di aziende, e mi devi fare il bounce check delle mail. Ok, anche questo è uno step importante. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le mail devono essere passate da un software che fa il check delle mail per vedere se sono email ancora valide oppure no, perché altrimenti rischiate di avere una lista di mail che non sono valide, ok? Quindi è quello che ho fatto io per Rapido, il progetto di Open Source Accelerator di cui vi parlavo prima, e ho deciso di raccogliere tutta una serie di potenziali persone da contattare per offrire sconti alle startup che entrano a far parte della sezione privata di questo acceleratore. Anziché farlo per conto mio, ho deciso di affidare questo task a, in questo caso, Numan392, che con 15 euro mi ha trovato 100 lead diverse. Non solo, gli ho chiesto di compilare un foglio Excel già strutturato da me, perché credo che quella sia la cosa più facile. Mi ero dimenticato di aggiungere una colonna con il titolo della persona in questione. Gli ho chiesto di aggiungerlo, l'ha fatto senza chiedermi nulla in cambio. Questo tipo di attività sicuramente è un'attività a basso valore aggiunto, e se non avete bisogno di scalarla a migliaia di contatti, quindi in questo caso l'equivalente di spendere più di 150 euro, forse per voi non ha neanche senso acquistare il software tipo Phantom Buster, acquistare LinkedIn Sales Navigator, ma piuttosto andare da una di queste persone che ammortizza il costo di questi tool facendo questo tipo di task per tantissime persone diverse. Quindi se volete iniziare a testare le vostre ipotesi, ok, volete vedere magari semplicemente la risposta di 100-200 persone che contattate via email e poi solo dopo cominciare a scalare l'attività di sales, questo sicuramente può essere un buon punto di inizio e vi consiglio di considerarlo.
Un altro tipo di task che sicuramente è super popolare per questo tipo di collaborazioni è quello della data entry. Quindi, sempre nel caso di Rapido, io non solo avevo bisogno delle lead, delle persone che potevo contattare per chiedere sconti verso le startup che fanno parte del nostro programma, ma volevo andarmi a trovare la lista di tutte le aziende che hanno un programma per le startup. Quindi sicuramente ho fatto una parte di scraping di un sito che aveva questa, diciamo, collezione di 80 aziende che offrivano sconti per startup, e questo è stato il punto iniziale. Ma poi quello che ho detto è: ok, sicuramente ce ne saranno di più, quindi contatto una persona che lavora nell'ambito della data entry, una specie di virtual assistant se vogliamo, e le ho detto: trovami una lista di altre 80 startup che offrono sconti, partnership con startup, acceleratori, e questo è quello che ha fatto. E quindi io, veramente spendendo magari 30-45 minuti massimo, dando questi task a tre persone diverse, mi sono ritrovato con un logo, una serie di aziende da contattare e le lead all'interno di queste aziende, spendendo una cifra che è intorno ai 25-45-70 euro, ok? Quindi quanto valgono le ore risparmiate per fare questo lavoro? 70 euro? Boh, per alcuni sì, per alcuni no. Sicuramente ci sono delle differenze in qualità che si possono aspettare commissionando qualcosa su Fiverr, commissionandola a un designer professionista o facendolo per conto vostro, questo dipende da mille fattori. Però, ripeto, secondo me è un superpotere, soprattutto avere accesso e avere accesso a queste piattaforme, sapere che le potete usare, vi sblocca tantissime opportunità. Quello che ho notato è che una volta che uno sperimenta con queste piattaforme, comincia a prendere confidenza, trova anche i freelancer giusti, perché pure questo è importante, cioè sperimentando magari tre freelancer che fanno lo stesso tipo di task, che disegnano, che fanno loghi per esempio, mi rendo conto che ce n'è uno in particolare che mi piace moltissimo e quindi decido di tornare sempre da lui, e la maggior parte del lavoro a quel punto sarà fatta perché avrò dei risultati consistenti a livello di qualità magari. Anzi, forse l'unica critica che posso fare a Fiverr è che non c'è un modo molto organico di lavorare in maniera continuativa con una persona, ma ogni volta devi fare un ordine diverso. Capisco che è un po' il concetto di gig, però ecco, mi piacerebbe avere anche quel tipo di feature e di rapporto lì con i freelancer. Comunque si può fare, potete avere la vostra chat in maniera continuativa e fare diversi ordini. Però ecco, una volta che voi sapete che esiste questa opportunità e che non c'è solo per i task che vi ho detto io, ma per veramente centinaia di altri task, opportunità, video editing, rappresentazione dati, creazione di illustrazioni, eccetera eccetera, a questo punto magari potete cominciare a fare cose che pensavate di non poter fare perché non avevate budget, perché non avevate tempo, e questo è importantissimo. Vi do altri esempi di cose che ho fatto prima di collaborare con Fiverr tramite queste piattaforme e che secondo me sono di alto valore. Con un'azienda con cui lavoro abbiamo deciso di creare degli script che sarebbero poi diventati degli add-on per un grande software che usano anche i nostri potenziali clienti. Quindi la nostra idea era quella di, ed è stata quella di, affidare ad uno sviluppatore su Fiverr il compito di creare questo script, che poi è stato revisionato da noi e che abbiamo pubblicato all'interno di un marketplace. Adesso le persone possono trovare questo nostro script all'interno di questo marketplace e tramite questo script, questo add-on, trovare l'azienda in questione. Un altro esempio di come ho usato Fiverr prima ancora di decidere di collaborare con loro è stato quello di contattare degli sviluppatori. Voi sapete che sono un grandissimo fautore del no-code e penso che moltissime delle cose che si vogliono costruire al giorno d'oggi per una persona non tecnica possano essere costruite tramite no-code se volete fare delle web app o dei siti semplicemente. Ma per esempio con un'azienda in passato volevamo creare un add-on per Shopify. Ci siamo resi conto di non avere le conoscenze, il tempo in-house per fare quel tipo di lavoro, volevamo concentrarci su altro, su quello che sapevamo effettivamente fare, quindi abbiamo dato il compito a un freelancer su Fiverr di sviluppare un add-on per Shopify con le specifiche che volevamo noi, poi noi semplicemente l'abbiamo recensito, aggiunto alla piattaforma e le persone che erano nostri potenziali clienti adesso ci potevano trovare tramite questo add-on. Un altro esempio, lato sviluppo, può essere quello di sviluppare dei tool da inserire all'interno del vostro sito, tipo calcolatori, tipo cose che vi permettono di fare che permettono ai vostri potenziali clienti di fare stime, no? Lo vedete spesso con calcolatori per il mutuo, per i costi di un certo progetto, eccetera, eccetera.
Bene, questi sono i tipici progetti che secondo me ha senso dare in outsourcing a dei freelancer se non li avete già fatti in house, se non avete trovato dei tool che vi permettano di svilupparli tramite no code in maniera veloce e rapida. Detto questo, io spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia dato un po' di idee su come usare freelancer per velocizzare il vostro business. Chiaramente non deve essere per forza tramite Fiverr, ma se vorrete darci un'occhiata, c'è il mio link personalizzato in descrizione, non credo di avere commissioni, però c'è un codice sconto, DISTE, che vi dà il 10% di sconto sul vostro primo acquisto, se non sbaglio. Quindi se volete provarlo fatemelo sapere, ma soprattutto fatemi sapere voi come usate freelancer per la vostra startup, per velocizzare sviluppo di idee, progetti, iterazione, eccetera, eccetera. Come al solito, spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!